una battaglia verso il governo, una battaglia verso la regione. Oggi stringiamo tre patti che sanciscono che questi tre presidi ospedalieri continueranno a vivere, non solo, continueranno a essere sviluppati, potenziati nella rete ospedaliera, e quindi per i cittadini di Cortona, della Val di Chiana, per i cittadini del Casentino e della Val Tiberina, questo presidio sarà un punto di riferimento in qualità e sicurezza per i servizi. Quindi penso, visto i tempi, visto i tagli, visto quando che tutti sparano su questi piccoli ospedali, ecco, penso che oggi si dia una risposta forte a tutti coloro che invece hanno diritto di avere questi servizi. Noi dobbiamo pensare che nei territori marginali e in montagna garantire i servizi costa di più, a prescindere, un 30% in più. Quindi siccome i cittadini hanno diritto di avere dei servizi, hanno diritto di essere presi in carico dai servizi e portati dove c'è più qualità. Quindi noi abbiamo una rete che funziona al meglio e quindi facciamola funzionare, però non pensiamo che quando si deve tagliare, questo lo dico anche con polemica forte, quando si taglia, purtroppo si taglia sempre nelle zone periferiche, penso al trasporto, penso alle scuole, alle poste, eccetera. Quindi io penso che se allora gli fa la finita, ora lo dico, scusate, in termini diretti, e questi cittadini, siccome non sono di serie B, pagano le tasse, hanno diritto ad avere almeno i servizi essenziali. Questo penso sia la cosa, è un diritto che lo prevede fra l'altro la Costituzione. I piccoli ospedali diventano costosi se si adoperano male, se non si satura il fattore produttivo. Se si adoperano bene, se si adoperano appieno, se ci si trasferiscono anche quelle attività che sicuramente con qualità e sicurezza possono essere trasferiti, diventano addirittura un fattore produttivo a minor costo. Quindi non ha senso. Naturalmente se fossero 15 come erano una volta in questa provincia sarebbero troppi. I 5 ospedali che abbiamo sono necessari e sono una risposta efficiente ed efficace. Quindi è la tecnica che ci dice che devono essere mantenuti. Io ho sempre detto che li avevo mantenuti. L'ho detto al ministro Balduzzi, che scuoteva il capo per dircelo, e l'ho detto quando mi sono incontrato al ministro Lorenzin. Però al di là di queste mie asserzioni, è totalmente d'accordo la regione Toscana. La regione Toscana è ormai portatrice di un messaggio di qualità che ancora molte altre regioni non hanno.